Benvenuti in questa lezione dove vi spiegherò nel dettaglio lo studio delle parti al contrario e degli attacchi al dritto, questa metodologia particolare proprio per approfondire lo studio di un brano, in questo caso ho studiato al pianoforte, e vi mostrerò un esempio pratico. In realtà, se avete già visto i video precedenti, ci sta già un video dove io spiego questo tipo di metodologia. Però lo spiego, diciamo, in linea generale. In questo caso andrò proprio nel dettaglio e vi mostrerò come si fa proprio suonando le parti al contrario e suonando gli attacchi al dritto e come interagire sullo spartito per dividere il brano in piccole parti. Per farvi questo esempio ho scelto un piccolo brano corto e seppur semplice però gradevole, dal Beyer Opera 101, il numero 17. Avete sentito? Non è male, è molto grazioso e come probabilmente avrete notato ho inserito anche l'utilizzo del pedale di risonanza, del pedale del forte, quindi il pedale destro del pianoforte, anche se sullo spartito non viene indicato l'utilizzo di questo pedale, quindi diciamo che si può fare, però bisogna essere consapevoli che comunque non è richiesto dall'autore, quindi è un'aggiunta alla volontà esplicita dell'autore. Per quanto, per l'utilizzo del pedale, poi ne parleremo in un'altra lezione apposita, comunque per quanto a volte su diversi brani, anche su brani d'autore, non è indispensabile vederlo scritto il pedale, ma si intuisce che si può utilizzare o addirittura si deve utilizzare, dipende ovviamente sempre dalle circostanze e dal contesto del brano. Allora, nella divisione delle parti siete liberi ovviamente di dividere il brano come volete. Io vi propongo questa suddivisione: A, le prime quattro battute, B, quest'altra parte. Vi consiglio di mettere la lettera sempre all'inizio della vostra parte, C, D, E F. Quindi, quando eseguirete F, eseguirete da qui a qui. Quando eseguirete E, eseguirete da qui fino all'inizio della lettera F, come poi vedrete nell'esempio pratico. D, eseguirete da qui fino a qui, l'inizio. C, da qui fino all'inizio di D. B, da qui fino all'inizio di C. E A, da qui fino all'inizio di B. Ecco, adesso quindi vi farò gli esempi appunto delle parti al contrario, le eseguirò tutte F, E, D, C, B e A e le eseguirò senza pedale perché adesso insomma non stiamo facendo un'esecuzione per farvi capire come funziona. Quindi prima la lettera F. La lettera E. Visto, ho suonato la lettera E e mi sono fermata sull'inizio della lettera F e farò sempre così. Adesso suonerò la lettera D e mi fermerò sull'inizio della lettera E. Adesso suonerò la lettera C e mi fermerò sull'inizio della lettera D. Eseguirò la lettera B e mi fermerò sull'inizio della lettera C. Eseguirò la lettera A e mi fermerò sull'inizio della lettera B. Diciamo, consiglio di fare sempre, cioè di fermarvi sempre alla fine di ogni lettera sull'inizio della lettera successiva, perché in questo modo vi rimangono le lettere collegate in questa fase di studio.
Ecco, in questo modo è come se avessimo lucidato, no? Rimesso proprio perfettamente a posto i vari ingranaggi del nostro brano. E per ingranaggi intendiamo le parti del nostro brano, che siamo andati così a vedere, nel dettaglio. Poi, invece, per quanto riguarda, gli attacchi al dritto, ora andremo a vedere appunto come selezionare gli attacchi al dritto. Diciamo che possiamo farlo, insomma, selezionando proprio graficamente con la matita, quello che è l'inizio di ogni nostra parte e andarla poi ad eseguire, andarle ad eseguire una di seguito l'altra, cioè quindi l'attacco di A, l'attacco di B, l'attacco di C e così via, ma sempre con una piccola pausa tra un attacco e l'altro. Per quanto riguarda gli attacchi al dritto, gli attacchi sono, diciamo, quindi l'inizio di ogni nostra parte. Quindi, visto che sono parti molto piccole, noi possiamo anche stabilire che l'inizio, quindi l'attacco di A, sia la prima battuta proprio intera, oppure, visto che sono appunto parti molto piccole, anche la prima metà. Quindi noi faremo in questo caso, io vi propongo che l'attacco di A è metà della prima battuta, l'attacco di B è metà della prima battuta di B, l'attacco di C è questo, quindi le porzioni una volta scelte poi le facciamo più o meno sempre uguali, poi sì, poteva insomma anche variare leggermente, cioè nel senso fare la prima metà, poi se qui c'era un'esigenza diversa anche un po' di più non è un problema, lo scegliamo noi, poi l'inizio di D, eccolo l'attacco di D, l'attacco di E, questo è l'attacco di F. Lo studio degli attacchi al dritto, siccome abbiamo selezionato come attacchi la metà della prima battuta di ogni lettera, saranno così: l'attacco di A, l'attacco di B, l'attacco di C, l'attacco di D, l'attacco di E e l'attacco di F. Non vi spaventate se all'inizio di questa metodologia di studio non riuscite bene, quindi non riuscite bene ad eseguire le parti al contrario oppure a fare con una certa velocità nella successione degli attacchi al dritto. È normale perché state, come dire, rompendo un automatismo che avete costruito suonandolo sempre dall'inizio alla fine. Però questo significa che quindi ne avevate veramente bisogno, perché significa che non avevate la piena conoscenza dei vari punti del brano. E quindi a maggior ragione vi sarà molto utile e i vantaggi che avrete nel tempo saranno molto evidenti perché andrete più a fondo proprio nella conoscenza del vostro brano che state studiando in quel momento. Quindi, applicando questa doppia modalità delle parti al contrario e degli attacchi al dritto, avrete sia la conoscenza più approfondita del vostro brano, sia la costruzione a priori di più punti di salvataggio nel caso di difficoltà durante l'esecuzione. Infatti, i due tipi di esercizi comunque hanno proprio due obiettivi ben precisi. Dunque, per spiegare l'utilità dell'esercizio delle parti al contrario, voglio farvi una metafora, voglio dirvi insomma così un esempio. È come se voi avete un orologio antico a pendolo che desiderate continui a funzionare nel tempo, però è antico, quindi gli ingranaggi dentro, insomma, possono subire dei danneggiamenti del tempo. Quindi cosa si fa? È vero che funziona, perché magari ancora funziona, però c'è il rischio che prima o poi si ferma e non funziona più. Allora, prima che succede questo, prima che succede che si blocca e non funziona, quindi poi bisogna correre ai ripari, possiamo prevenire che accada questo, come? Smontandolo, aprendolo, pulendo tutti gli ingranaggi, riportandoli come nuovi, rimontandolo e quell'oggetto continua a funzionare benissimo, come se fosse nuovo, come se fosse sempre nuovo. E questa operazione di manutenzione va ripetuta più volte perché poi, come dire, gli ingranaggi di nuovo subiscono gli effetti del tempo. Ecco, ora io non ho competenze in materia di orologeria, quindi è una metafora così un po' fantasiosa, però penso che possa rendere l'idea di quello che del beneficio che questo tipo di studio ci può dare nell'esecuzione di un brano, perché in fondo suonare un brano dall'inizio alla fine fa subire al brano comunque
un logorio nel tempo. A furia di farlo così, è come se nella nostra mente tutto quello che abbiamo fatto per raggiungere quell'obiettivo, cioè di riuscire a suonarlo dall'inizio alla fine, se noi continuiamo a farlo poi solo così, suonando dall'inizio alla fine, poi alla fine si logora quello che abbiamo fatto prima e quindi quel risultato che arriva perfetto poi piano piano si rovina. Per evitare che a un certo punto non riusciamo più a suonarlo, che sbagliamo veramente tanto, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo produrre una certa manutenzione nello studio. La manutenzione nello studio è evitare proprio di suonarlo solo dall'inizio alla fine, ma smontarlo di tanto in tanto e rimontarlo per averlo sempre chiaro nella nostra mente. Invece lo studio degli attacchi al dritto ha un'altra funzione, cioè è destinato a creare benefici in un altro momento, più nel momento proprio dell'esecuzione, non tanto nel mantenimento della sicurezza del brano. Cioè, mi spiego meglio, lo studio delle parti al contrario interagisce sulla prevenzione degli errori, perché mantenendolo più chiaro nella mente il brano ce l'abbiamo più sicuro. Lo studio degli attacchi al dritto invece serve di più proprio nel momento in cui stiamo eseguendo un brano e c'è l'errore, quindi come affrontare l'errore nel momento che arriva, non nel prevenirlo. Quindi sono due funzioni diverse. Infatti lo studio dell'attacco al dritto, degli attacchi al dritto, consiste nel studiare solo gli attacchi delle varie parti in modo successivo e anche a brevissima distanza, cioè suonarlo, aspettare un secondo e partire subito con l'altro attacco. Questo che cosa implica? Implica una cosa importante, che se voi state suonando, state eseguendo il brano, quindi stiamo facendo un'esecuzione, vi aiuterà a, se avete un problema, un punto che non viene, in quel momento salta la memoria, oppure anche se avete lo spartito davanti non riuscite a proseguire, possono succedere tante cose, tanti motivi, no? Gli errori sono di varia natura, questo ne abbiamo già parlato, ma se noi sappiamo saltare velocemente da una parte all'altra, se abbiamo un problema nella lettera A, faccio un esempio, e non riusciamo ad andare avanti, noi siamo abituati a fare subito l'attacco di B, quindi a ripartire dalla lettera B o dalla lettera C, quello che sia, e quindi non ci incagliamo su quel punto che non viene, ma siamo abituati già, a priori, perché l'abbiamo studiato a priori, a saltare da un'altra parte e ripartire. Anche perché durante l'esecuzione non dobbiamo correggere l'errore. Cioè, l'esecuzione non è il momento in cui dobbiamo correggere, dobbiamo andare avanti. Non è il momento giusto per correggere, ho sbagliato, allora lo correggo. No, perché più fluida è, meglio è l'esecuzione. Quindi ripetere un errore non è cosa buona. Dico non è cosa buona ripetere l'errore, perché spesso quando c'è un errore in un'esecuzione, il fatto stesso che ci coglie un po' così all'improvviso, probabilmente se ripetiamo quel passaggio ripeteremo pure quell'errore, c'è un'alta percentuale che, insomma, un'alta probabilità che questo accada, quindi è meglio non provarci proprio, andare avanti, tanto non ha senso ripetere quel passaggio, è sbagliato, quindi basta, andiamo avanti. Correggere l'errore ha senso durante la fase dello studio, quindi quando stiamo studiando, no? Quando stiamo eseguendo. Quindi è molto importante che l'applicazione di queste due metodologie, quindi delle parti al contrario e degli attacchi al dritto, vi sia chiara, perché deve esservi chiara la distinzione del momento in cui studiate e del momento in cui eseguite. Sono due momenti diversi, completamente diversi, sia in come li dovete affrontare, sia proprio nelle esigenze di quei momenti. Quindi provate a prendere un brano, anche questo se volete che ho fatto come esempio, ma anche un altro, provate ad applicare queste due metodologie e provate a vedere nel tempo se avete dei benefici. Sicuramente li avrete, però la dovete applicare bene. Fatemi sapere come procede il vostro studio, insomma, riguardo questo tipo di metodologia. Vi ricordo, se ancora non lo avete fatto, di iscrivervi al nostro canale, di lasciarci un like e condividere se la lezione vi è stata utile, e ci vediamo alla prossima lezione.